Un'impresa che è stata lunga e sfumata nel finale a dir poco pirotecnico. Lorani si fa rimontare 3 gol dall'Olbia e chiude la sua seconda esperienza nel campionato regionale allievi con l'amaro in bocca. I ragazzi di Torre Mastio costruiscono un'infinità di palle e gol, ne sbagliano tante e alla fine subiscono l'incredibile beffa negli ultimi minuti. Senza San Giorgio, Lai e Doddo, mister Mastio manda in campo Sibilla, Catte e Piermichele Zicchi, Silva Pasquale Gaia Sfrassu, Maurizio Zicchi, Biscu, Marco Gaia Stilocca e Cusino. L'Olbia di Maccari è imbottita di giovanissimi, Schiera, De Peru, Asole, De Candia, Corsi, Budroni, Capuano, Mariani, Asara, Giovanni e due Campesi. Dirige Diana Di Nuoro, locali maglia azzurra, calzoncini verdi, l'Olbia nel tradizionale completo bianco. La prima palla gol capita sui piedi di Marco Gaias, che ben servito da Tilocca, comincia a prendere le misure alla porta. Ancora il numero 10 verde azzurro ispira il contropiede di Cusino, che davanti al portiere non inquadra lo specchio da ultima posizione. Gli ospiti provano ad alleggerire la pressione, ma senza creare grattacapi alla difesa di casa. Il vantaggio oranese nasce da una triangolazione tra Cusino e Marco Gaias, che trova l'angolo giusto per infilare l'1-0. Cusino tenta di imitarlo poco dopo, ma calcia debolmente con il destro, non è il suo piede preferito. Ancora il bomber di Rutelli va via sulla destra, scodella un bel cross per Biscu, che non riesce a imprimere la necessaria forza alla palla. Lorani continua a giocare alla sua maniera, con rapidi scambi palla a terra. La conclusione finale è facile presa dall'estremo difensore olbiese. Mastio perde Silva per uno stiramento e mette Cavada, e con un pallonetto scavalca il portiere. Un difensore con la mano evita che la palla finisca in rete. L'arbitro si limita ad ammonirlo tra lo stupore generale. Bete parada! Dal dischetto sempre Cavada calcia malamente sopra la traversa. Il 2-0 è rimandato di qualche minuto, quando il solito Cusino scaricava al limite, il portiere non trattiene e per Tilocca è un gioco da ragazzi metterla dentro, anche se resta il dubbio sulla sua posizione. All'inizio ripresa Lorani è costretto a cambiare anche Pasquale Gaias, spostando il portiere Sibilla in attacco e facendo entrare Bosu, che si mette subito in luce con un intervento in tuffo. Sul successivo tiro dalla bandierina, svarione difensivo, il portiere di Otana rischia deviando di piede goffamente. L'Olbia continua a pressare, stavolta il palo a salvare la porta oranese sul tiro ravvicinato. Di rimessa Lorani vorrebbe chiudere la partita e Cusino incrocia sul secondo palo mancando di poco il bersaglio. Altro lancio in profondità per il numero 11 verde azzurro, stavolta è prodigiosa la risposta del guardiano gallurese. I verde azzurri continuano a perdere pezzi, si fa male anche Luca Frasso a causa di un violento colpo alla testa. Arriva l'ambulanza al 118. Tilocca pesca Sibilla sul filo del fuorigioco, il portiere gli sbarra la strada. Il mancino nonese travestito d'attaccante si esalta con i doppi passi, cerca invano di procurarsi un calcio di rigore. Così lo sporta a spasso la difesa olbiese, ma la conclusione finale trova ancora la pronta risposta dell'attento numero 1 ospite. Il gol arriva però qualche minuto più tardi, quando Cusino parte sulla sinistra e dopo essersi accentrato fa partire un destro che non lascia scambio al portiere. 3-0 è partita ormai in cassaforte. Sembra fatta quando Cavada serve Sibilla che si libera in velocità della marcatura, ma si incarta a due passi dalla porta. L'Olbia non molla e manda nuove avvisaglie alla porta di Bosu. Ci vuole un salvataggio di Cavada per evitare un gol già fatto. Buon Antonio! Salvataggio gol è questo. Sulla trasponda Sibilla conferma di saperci fare anche con i piedi e smacca Gaias che l'impegna severamente il portiere. Lorani sbaglia tanto e i bianchi di Gallura ne approfittano accorciando le distanze con Maludrotto. Decimata dagli infortuni e sotto pressione, la retroguardia subisce anche il secondo gol di Niedu, viziato da una spinta su Cavada perlomeno sospetta. Il definitivo 3-3 giunge sul fischio finale dell'arbitro ad opera di Giua. L'Olbia in delirio per Lorani l'ennesima beffa di una stagione davvero sfortunata.
Di la Ponao, di la Ponao.